Agorafobia. Agorafobia, l'avrete sentita. Io mi ritrovo in Piazza Maggiore sul Crescentone, no? Al terrore. Terrore perché? Non c'è un perché. Lasciamo stare che possa essere più o meno bello il Crescentone, anche se lo trovo assolutamente affascinante. Io ho paura perché mi trovo in mezzo a tante altre persone, oppure ho paura degli spazi, degli spazi deserti, perché non ho appoggi, non ho rifugi. Cioè, l'ansia è spesso sostenuta dal fatto che noi abbiamo paura di mostrarci agli altri con i nostri limiti. E quindi tendiamo a nasconderci. Se mi ritrovo in uno spazio aperto, ovviamente non ho più difese, no? E quindi ho paura. Dopo l'agorafobia possiamo tranquillamente parlare della claustrofobia. Può andare in ascensore. C'ho un amico simpaticissimo che è un romagnolo, e questo lo rende simpatico, scusatemi, ho una grande simpatia per i romagnoli e non è piaggeria, che l'ho visto arrivare la settimana scorsa a un appuntamento con i pantaloni slacciati e... dico, no, guarda, non sei il mio tipo. E la cosa che mi ha detto, fa, io quando vado in galleria, lui veniva dalla Toscana, io mi devo slacciare il pantalone perché mi manca l'aria, no? Quindi capite, cioè, la cosa, lui ha trovato, se non altro ha trovato una soluzione. Allora io adesso vi sto facendo questa piccola narrazione, poi dopo uno stacco musicale arriverò a dirvi quali possono essere dei piccoli suggerimenti per superare queste fasi, fermo restando che nel momento che non ci si riesce non basta non pensarci, cose che molti ci dicono, dobbiamo anche pensare eventualmente a farci aiutare anche dal punto di vista clinico. Chiudo dicendo che dopo la claustrofobia, l'ascensore, l'aereo, sono più, c'è l'ansia sociale, l'ipocondria, ho perennemente paura di avere qualche cosa di patologico. L'ansia generalizzata, c'è anche l'ansia da separazione, chi subisce dei traumi anche da bambino, no? E ovviamente se li porta dietro e si sviluppano molte volte quando diventiamo grandi, perché non scordiamoci che tutto quello che è la nostra infanzia molte volte si materializza quando diventiamo grandi, perché razionalizziamo pensieri che allora erano vissuti in maniera o di gioco o comunque in maniera un po' più favolistica. E quindi ce le ritroviamo poi quando diventiamo grandi e comunque dobbiamo gestirli. Io adesso lascio la parola a Rino Gaetano, perché con una canzone secondo me ha illuminato su quelli che sono comportamenti molte volte riconducibili a, anche un po' all'ansia. Sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare la. Ma la notte, la festa è finita e viva la vita.
Gippo. Ancora ben ritrovati, Radio Fly Web, Dr. Jekyll Mr. Hyde, Bob Trivi o Roberto Trivisonno? Ed è qua che viene il dubbio. Non facciamoci venire l'ansia però, perché già ne parliamo, quindi non facciamocela venire. Dopo, a breve, vi dirò come riconoscerla eventualmente se vi ho messo una pulce nell'orecchio e vi è venuto un dubbio. Ovviamente non per voi, perché ovviamente l'ansia non ce l'ha nessuno. No, io sono stressato, ma mio marito di più. No? Parlo ovviamente da uomo, quindi l'ansia, lo stress ce l'hanno gli altri, noi siamo sempre perfetti, ovviamente rido, ma è così. E per confermare questo dato vi dico che in ambito strettamente scientifico, ma lo verifico io quotidianamente nella mia attività in erboristeria, farmacia, e questo settore è in continuo aumento. Pensate che nell'ultimo anno, quindi nel 2016, sono stati pubblicati più di 4.000 articoli in merito, cioè parlando di ansia, è una roba spaziale, vuol dire che siamo veramente in tanti. Facciamoci, ripeto, le famose domande, non partiamo dalla certezza che noi siamo perfetti, non lo siamo, scusate, sono stato cattivo. Allora, quotidianamente c'è gente che continua a fare delle ricerche su questo settore e si è ormai certi del fatto che, come quasi tutte le malattie, le patologie non nascono né per caso e neanche da una monocausa. Questa è una cosa che ci tenevo molto a dire, perché ormai abbiamo già toccato alcuni argomenti. Allora, le nostre problematiche hanno sicuramente bisogno, più o meno strettamente, di una radice legata al nostro DNA. Cioè, ognuno di noi ha un DNA che non è perfetto, per quello dico che il mondo non è perfetto, noi non siamo perfetti, abbiamo dei piccoli limiti, quindi il nostro DNA magari c'è un buchettino, un'imperfezione in una base che lo caratterizza, e come ereditiamo il colore azzurro degli occhi, bello, a chi piace, e ereditiamo anche magari qualche piccolo difettuccio. Quindi possiamo, in campo, adesso stiamo parlando di ansia, ereditiamo, diciamo, la predisposizione ad essere ansiosi. Questo non vuol dire che diventeremo ansiosi, perché, come dicevo, come in tutte le patologie o quasi tutte, c'è bisogno di altre due condizioni, vuol dire l'ambiente, cioè se io ho la predisposizione ad avere l'ansia, però scherzo, dormo 12 ore al giorno, quando mi alzo sono circondato da angioletti che mi fanno le carezze, così non ho mai problemi, tendenzialmente mi potrò annoiare ma non diventerò ansioso, no? E poi ci possono essere sicure, anzi ci devono essere, anche ambientali e anche alimentari, che poi sono legati comunque alla fatta ambiente. Quindi mangiamo certe cose, esempio banale, ci riempiamo di caffeina, signori, facciamoci delle domande. Al settimo caffè, se ho la predisposizione a essere ansioso, probabilmente qualche cosina succederà, no? Dico ovviamente, come vedete, cose che spero che siano molto legate alla realtà di quasi tutti, per renderci conto che poi fondamentalmente lì siamo. Vi do adesso qualche spunto di riflessione legato al fatto che... Ah no, una cosa prima. Le donne soffrono di stati di ansia il doppio degli uomini. Questo non è per dare, è perché comunque è un dato clinico, un dato di fatto, perché ovviamente gli ormoni, no, incidono altamente su questi stati di ansia. Quindi la donna che è soggetta a variazioni ormonali è chiaramente, purtroppo, più esposta a questo tipo di rischio. Questa è una statistica, non è una forma di distinguo che è inutile. Comunque, incominciate a farvi delle domande. Se durante le vostre giornate, spesso in maniera magari incongrua, incominciate a sentire queste condizioni, una tensione muscolare, una certa rigidità che in certi momenti caratterizza le vostre azioni anche in maniera, ripeto, immotivata, tachicardia, palpitazioni, respiro affannato e sudorazione, ripeto, non supportate, non sto facendo una corsa, è chiaro, mi viene la tachicardia o sto correndo dietro l'autobus, non è ansia, sono in ritardo, banalmente. Certe volte addirittura dolori al petto, ecco, lì cominciamo ad andare verso più quelle ansie cattive, questo senso di costrizione, anche un po' di soffocamento.
Certe volte addirittura si possono provare ronzii, udito ovattato. Un'altra cosa, l'insonnia. Ci svegliamo di notte, possono essere disturbi del sonno, possono essere il fatto che noi viviamo giornate in stati perennemente di allerta, appunto, perché non è che la giornata ci mette sempre di fianco dei problemi, però noi le viviamo così. È chiaro che avremo un sonno tendenzialmente meno riposante, no? Più soggetto, quindi chiaramente se riusciamo a migliorare la qualità della nostra giornata, migliorerà anche la qualità del sonno. L'insonnia comunque può essere un segnale. Tremori, balbuzie, cefalee, i mal di testa. Come vedete, ci ricolleghiamo anche a quello che diceva Stefano la volta scorsa, no? Molte volte il nostro corpo ci dà dei segnali, noi però vogliamo essere più forti, quindi non vogliamo. Molte volte basta poco all'inizio per trovare una soluzione a quello che magari può diventare un problemone, no? Impariamo a gestirlo il prima possibile. Da un punto di vista cognitivo, l'ho già detto ma lo ribadisco per l'ultima volta, le paure eccessive, avete troppa paura di una cosa e facciamoci una domanda, non c'è un razionale, magari valutiamo la possibilità di poterla gestire al di là del problema della paura di riferimento. Abbiamo difficoltà a rilassarci, è un'altra cosa, un nostro modus vivendi, e qua chiudo con quelle che sono le individuazioni delle cause e anche del riconoscimento dei sintomi. L'ansia nasce anche molto, e qui andiamo anche un po' più verso la filosofia, quando noi ci creiamo troppi paletti. Allora, la vita è fatta di imprevisti. Gli imprevisti ovviamente per definizione ci fa fatica a gestirli prima, perché sono imprevisti. Molti di noi vivono per crearsi certezze, per crearsi famosi salvagenti in mezzo all'oceano, si creano questi famosi dogmi a cui si aggrappano, e però questo gli crea anche dei limiti, perché tu cammini all'interno di questa strada che ti sei precostituito, e se ti succede che un albero ti cade davanti, panico, ansia, e dici questo non era previsto, adesso cosa faccio? Quindi la non sapere è da lì che crea questo stato di ansia, perché è una cosa imprevista, ma è imprevista perché tu ti eri creato un film precedentemente, un film che non è realizzabile, perché la vita è fatta di imprevisti. Allora, anche dal punto di vista clinico viene detto che più le persone riescono a vivere in maniera spontanea, no? La quotidianità, più è difficile che si creino stati d'ansia. È molto più comune nelle persone molto rigorose, che non è ovviamente un difetto, non lo dico con questo intento, però quando ci si crea situazioni di autocontrollo eccessivo, perché io devo avere tutto sotto controllo, sappiamo che ci sono tanti di noi che lo fanno, attenzione, questo è assolutamente un pericolo in più per poi arrivare a una situazione di non controllo, quindi di ansia, che può anche diventare poi nel tempo ovviamente patologica. Non sottovalutiamo questi simboli, ve lo do veramente come spunto. Nel nostro mondo ci sono delle situazioni che ci possono venire incontro per aiutarci. Non vorrei dirvelo subito, lascerei lo spazio a uno stacco musicale e poi chiudiamo questa puntata, ripeto, spero di vostro interesse, con una brevissima carrellata di quelli che sono rimedi che anche la natura ci mette a disposizione.